Sarà un giorno di riposo quello di oggi per i direttori sportivi impegnati a Milano nelle complicate trattative di calciomercato. Il caldo incombe dappertutto ed una pausa è più che salutare. Anche se a dire il vero escluse 2-3 società decise a rinnovarsi totalmente, di affari ne stanno circolando molto ma molto pochi. Invece per quanto riguarda il Crotone, la rosa a disposizione di Drago è quasi al completo. Sì, certo, mancano diverse pedine, ma c'è ancora molto tempo per porvi rimedio. È tempo invece di iniziare, di mettersi all'opera e di cominciare a sudare. Quello che domani faranno i crotonesi chiamati al raduno di Mocconi. Però una notizia di calciomercato rosso-blu c'è. Sembrerebbe infatti che il Grosseto starebbe pensando per il ruolo dell'attaccante a Giuseppe Caccavallo. Il centravanti, lo ricordiamo, nella passata stagione ha militato tra le file del Crotone collezionando solo 8 presenze. Staremo a vedere cosa succede, anche perché il Crotone ha manifestato la volontà di cederne la metà del cartellino che gli appartiene. Per quanto riguarda invece la passata stagione, il Cittadella si è aggiudicato due importanti riconoscimenti: il trofeo Fair Play Gaetano Scirea, che premia le tifoserie più corrette, e la Coppa Disciplina per essere stata la squadra più corretta. Dietro il Cittadella troviamo il Torino al secondo posto ed il Modena al terzo. Il Crotone, rispetto al comportamento dei suoi tesserati e per quanto giudica la Lega, va a posizionarsi al 16° posto, precedendo il Grosseto, il Padova, il Pescara, il Bari, la Nocerina ed il Verona, che è in fondo a questa classifica. Il Lido La Ronde sabato sera ha ospitato una serata di moda. Nell'occasione Vincenzo Le Rose, proprietario del villaggio, ha voluto premiare Galardo e Torromino, ospiti fissi della Ronde. Lo hai voluto tu questo, perché? L'ho voluto io perché Antonio sono tanti anni qui cliente mio. Poi appena ho saputo che il padre di Giuseppe è anche cliente mio, quando ho saputo che ha firmato col Crotone sono rimasto molto contento, non solo io, tutti i miei clienti, i giovani che sono qui alla Ronde. Antonio, hai detto questa sera sono particolarmente emozionato, è vero eh? Sì, perché non mi sono mai emozionato così, perché ho visto il signor Leroso quanto ci tiene a questo Lido. Veramente sta facendo tanto, io ho visto che questa sera ha premiato a me, a Giuseppe, e come ho detto prima ci tiene pure al Crotone Calcio, quindi sono doppiamente orgoglioso del premio che abbiamo ricevuto. Noi cosa dobbiamo aspettarci da Giuseppe e tu cosa ti aspetti da lui? Guarda, io da Giuseppe mi aspetto niente, il lavoro come ha fatto l'anno scorso. Gli hai fatto una grande promessa, quella che potrebbe diventare il nuovo capitano del Crotone. Certo, io come ti ho sempre detto, da crotonese fare il capitano nella città proprio è un grande orgoglio. Adesso fra 2, 3, 4 anni, non so quando finirò di giocare, spero che Giuseppe possa guagliare le mie cose e arrivare a un traguardo importante, perché lui è giovane, quindi ce la può fare, ha tutto da fare. Intanto per questo il prossimo anno il capitano resti tu. Adesso per forza. No, andremo in ritiro e poi deciderà il mister. Capitano Gallardo, non si discute, giusto Vincenzo? Sì, infatti. Deciderà il mister, se il mister mi farà giocare sarò il capitano, se no non so chi farà il capitano. Però come ho detto l'anno scorso io ce la metterò tutto già dall'inizio per fare un'altra grande stagione e regalare ai tifosi veramente qualcosa di importante quest'anno. Tu te lo immagini un Crotone senza Gallardo? In Serie A? No, magari in Serie A, dico, senza Gallardo, il Crotone, te lo immagini? Senza Gallardo io penso di no, perché Gallardo è un trascinatore, come sono accorto pure io, ci sa fare anche dentro lo spogliatoio. Noi, tifosi, non considerarmi giornalista in questo momento, cosa dobbiamo aspettarci da te e tu cosa ti aspetti da Crotone? Beh, io è la tua prima esperienza in Serie B, non dimenticare che è un passo importantissimo per la tua carriera. Beh, sicuramente il primo anno di Serie B, farlo con la propria città, con la propria maglia addosso, è normale che deve darti una carica in più. E poi se a fianco a te delle persone come Antonio, che sono prima che dei compagni di squadra, sono dei fratelli, è normale che per forza devi spingerti
a stargli dietro perché è veramente un ragazzo speciale. Poi... Rispondimi alla domanda, cosa dobbiamo aspettarci noi, cosa ti aspetti tu? Da me dovete aspettarvi che io fino all'ultimo delle mie forze lotterò per questa maglia. Io dai crotonesi mi aspetto l'affetto, il calore perché ce l'abbiamo nel sangue, quindi poi il campionato è lungo e vedremo. Ti sei legato al Crotone per 3 anni, questo significa che la società crede in te? Beh, penso di sì. È normale che 3 anni fanno in tempo a passare. Io spero che quest'anno per me sia un anno importante di affermarmi in questa categoria e poi dopo quello che succederà, succederà. Ringraziamo Vincenzo perché... E poi gli chiediamo anche la prossima volta di farvi pagare di meno, perché se voi venite qui alla Ronde e gli date questa importanza, lui è chiaro che deve farvi pagare di meno, giusto? Beh, signor Vincenzo, io penso che uomini in grado di gestire quello che sta gestendo lui non è da tutti, nel senso che un lido così, con un evento ogni sera, non è facile. Stavi dicendo, Gianluigi? Uno sconticino, signor Leroy. Ma anche per chi realizza i servizi? Certo, pure per Clark. Devo dire una cosa, e loro lo sanno, dei momenti e delle ore, devo fare anche il babysitter per i suoi figli. Quindi sono loro che dovrebbero pagarti ancora di più? Faccio tanto. Sono così orgoglioso quando vedo questi bambini correre da soli qui e loro mangiano sulla terrazza. E sono i figli che camminano da soli, io li guardo da lontano e li controllo. Secondo te i presupposti per ripeterci quest'anno ci sono? Certo, ancora siamo rimasti quelli dell'anno scorso, quindi credo che la società vuole fare qualcosa di importante. Come dici tu, la salvezza è la prima cosa per Crotone, perché è una città piccola. E quindi la gente deve aiutarci per questo. E a proposito, Antonio, del sogno che vuol far viverci il presidente Raffaele Vren. Guarda, io ti posso dire una cosa, il mio sogno è arrivare in Serie A col Crotone, però la prima cosa è dobbiamo guardare la salvezza perché è a 50 punti, quindi arrivare a 50 punti non è facile, con tutte le squadre... Partirà già da meno 3? Si parte da meno 2, quindi... Ma questo è per scaramanzia, perché ogni anno stiamo partendo meno 2 e quindi ci salveremo, il Presidente lo sa e lo fa apposta. Grazie Vincenzo. Grazie a voi che siete venuti questa sera, grazie. Grazie Giuseppe. Buonasera a tutti.